Lamborghini Arti Marche è una società che fa appunto parte del gruppo Lamborghini e ci occupiamo di tutto quello che è la vettura, quindi lo chiamiamo brand extension. Principalmente abbiamo una linea di moda che abbiamo sviluppato noi, quindi un private label, e abbiamo anche tanti contratti di licenza. Lavoriamo con le più grosse società a livello internazionale, quindi ti posso parlare di Sony, di Microsoft, abbiamo collaborato con Versace, un pochino in tutti i campi, quindi ad oggi abbiamo un centinaio di contratti di licenza con tutte le società più importanti a livello internazionale. Stiamo aprendo dei flagship store dove principalmente vendiamo gli articoli della nostra collezione. Li stiamo aprendo un pochino in tutto il mondo, quindi siamo partiti dalla Cina, che è un paese dove siamo in grossa espansione per le auto, ma anche per tutta la nostra collezione, ma anche negli Stati Uniti siamo a Los Angeles, siamo ad esempio a Melbourne in Australia. Abbiamo appena aperto poche settimane fa il nostro flagship store a Berlino, il primo in Europa, che è molto, molto bello, in una location molto prestigiosa che è il Kudamm, per cui questo è il nostro progetto che stiamo portando avanti con successo. Quindi oggi siamo qui per aprire il nostro temporary store a Roma, finalmente in Italia, e poi ne apriremo altri nei prossimi mesi. All'interno di questi negozi praticamente abbiamo tutti i nostri prodotti, quindi abbiamo, ti dicevo prima, i prodotti del nostro private label, principalmente prodotti di abbigliamento, però abbiamo anche prodotti che possono andare dagli accessori, piuttosto che penne. Noi collaboriamo con Omas, quindi facciamo una linea di penne limited edition molto prestigiose, piuttosto che telefoni, quindi accessori particolari che esprimono veramente qual è il marchio Lamborghini, quindi esclusivi e sempre performanti. Ad esempio lavoriamo con un'altra azienda molto importante che è Asus per tutta la elettronica, per cui non mettiamo semplicemente un marchio sul prodotto, però facciamo in modo che il prodotto sia veramente performante, che abbia un contenuto. Abbiamo in questo un accordo anche con Intel, per cui nel caso dei computer mettiamo sempre il microchip che è più performante, fa in modo che il computer sia il più veloce sul mercato.